Oggi sulla Prima di Repubblica c'è questa inchiesta di Maria Novella De Luca sulla generazione Z, noi malati di ansia con il buio dentro, questo dolore della generazione Z. A me verrebbe da dire: adesso ci pensate, la generazione Z, ve ne siete amabilmente fregati durante il lockdown, quando vi dicevamo, ma forse ragazzi, qui stiamo facendo del male a delle persone, invece ce ne accorgiamo adesso, no? Disturbi mentali e atti di autolesionismo. Il picco dopo il Covid, aiutateci a guarire. Ma pensa te, il picco dopo il Covid, chi l'avrebbe mai detto che tutte queste restrizioni, queste cose avrebbero danneggiato una generazione? Chi l'avrebbe detto, caro Daniele Scalea? Tu no, non te lo aspettavi proprio, immagino. No, era assolutamente difficile immaginarselo, anche considerando che una delle idee che viene più propagandata tra i giovani, tra i bambini e tra i giovanissimi, è quella che il mondo sta per finire a causa del cambiamento climatico. Quindi forse raccontargli costantemente che c'è l'apocalisse e che moriranno tutti non è proprio il modo ideale per farli crescere sereni. Eh sì, beh, del resto, sai, quando tu bombardi i ragazzini con queste robe qua, poi, non so, a me continua a colpire, cioè, che si faccia finta di niente, no? Come se fossero stati degli altri. C'è un'altra cosa incredibile, sempre su un giornale oggi, mi pare La Stampa, adesso lo vado a recuperare, anzi, credo proprio che sia La Stampa, sempre a proposito di Covid, restrizioni, cose belle di questo genere, abbiamo. Ecco qua, Gaetano Azzarriti, costituzionalista che parla dell'immigrazione e dice questo: dice una politica migratoria che non rispetta la dignità della persona incongruente, e siamo anche d'accordo. E poi senti che bel titolo: l'ossessione securitaria e contro la Costituzione e il diritto europeo. E a me viene da dire, scusa, caro amico, anche qua, ma l'ossessione securitaria quando c'era il Green Pass? No? Cioè, non l'ho sentito io questo signor dottor professor Azzarriti, grande architetto, alzarsi in piedi e dire: ah, l'ossessione securitaria che avete messo in piedi con tutte queste restrizioni contro la Costituzione e il diritto europeo. Mi sembrava invece che fossero tutti a favore, no, dell'ossessione securitaria. Non so te, Daniele. Ma non conosco questo professore, però visto che prima menzionavi Repubblica, ci sono numerosi studi che dimostrano che nella nostra epoca c'è un calo cognitivo e questo si ripercuote anche se, a mio avviso, mi sembra evidente, come dicevo, è anche studiato questo fenomeno, nella crescente incapacità di fare dei collegamenti, quindi anche di cogliere cause effetti, di riuscire a paragonare due fenomeni e porli in analogia e riuscire a classificarli. E questo forse anche ci spiega perché, come dicevi tu, uno sostenga ieri una cosa e il giorno dopo e oggi sostenga, come dire, si lamenti degli effetti della stessa cosa che ha perorato fino al giorno prima, senza accorgersi della contraddizione, cioè senza fare mea culpa, senza rendersi conto che è stato parte del problema e che probabilmente lo è ancora oggi. Io non leggo Repubblica, ma non mi stupirebbe se nello stesso Come no? numero, nella Ma come stessa. non leggere Repubblica? Ma come Mi osi? dispiace, purtroppo questo ho tanti difetti, però ha anche qualche pregio, non leggo Repubblica, ma No, sicuramente no, invece Repubblica nello stesso numero la cosa probabilmente che leggo troverai preferita. invece dei pezzi sull'apocalisse ambientale o sulla minaccia del Covid che tornerà a colpire in inverno.